Andiamo! Aspetta che ho lasciato là in mano. I bravissimi nemici della Croce Rossa, Parma, tutta la... del pronostico in pole position Roberto Montagnani, modenese di Sassuolo, numero 63, 27enne, con alle spalle una buona esperienza nazionale ma risultati di scarsa consistenza sia a livello di campionati italiani che di campionati europei. Montagnani si appresta in questa prova continentale dunque a togliersi una gran bella soddisfazione. Al di là della vittoria ha brillato in queste fasi preliminari, guadagnando ben 6 vittorie consecutive in 5 manche nella prefinale. Attenzione urgente, invitiamo gentilmente i piloti finalisti del campionato mondiale 125 di portarsi durante lo svolgimento di questa finale europea in parco pneumatici, grazie. Griglia di partenza dunque, Roberto Montagnani, vincitore della prefinale, dominatore delle 5 sue manche di qualificazione, parte con i favori del pronostico, numero 63 il suo, lo vedremo in pole position alla corda della prima fila, Roberto Montagnani, Emiliano, modenese di Sassuolo, di 27 anni. Accanto a Montagnani è il veronese di Arce, Alberto Chesini, numero 82, autore di una portentosa rimonta in prefinale. E proprio a Chesini sono legati gli interrogativi più pressanti, maggiori di questa prefinale, di questa finale. Montagnani, dopo aver dominato in lungo ed in largo le 5 manche e la prefinale, si è trovato, soprattutto nelle ultime tornate di quella gara preliminare alla finalissima, questo nuovo rivale che stava premendo alle sue spalle, proveniente da molto lontano. Dunque interrogativi legati a questa ottima sua partenza in prima fila proprio accanto al favorito numero 1. Ci sarà dunque un duello all'avvio di grande importanza, mettersi avanti avrà un suo rilievo almeno nei primi passaggi. La finale, ricordiamo, si disputa sulla distanza dei 25 percorsi del tracciato parmense. In seconda fila sono il pilota 36enne Antonio Savoia, veronese di Sant'Ambrogio in Valpolicella, numero 46, e Giovanni Quadrelli, 21enne Cesenate. In terza fila Emilio Bertoni, bolognese di 33 anni, di 23 anni. Bertoni, dopo aver ottenuto un'ottima prestazione nelle prove del mattino di ieri, si è perso soprattutto in prefinale, scivolando dunque di alcune posizioni in griglia. Accanto a Bertoni è l'olandese Richard Blanken, numero 96, il migliore degli stranieri. Quarta fila per Sébastien Guérin, secondo
degli stranieri, francese con il numero 27 appaiato in quella fila, all'abruzzese di Sant'Egidio alla Vibranta in provincia di Teramo, Lino Di Simplicio numero 39, pilota 31enne. In quinta fila sono il finlandese Juha Pajula numero 102, autore anche di una vittoria nella giornata di ieri, e Roberto Berardinucci numero 81. I piloti dovranno ora rallentare l'andatura in modo da rispettare le consegne dello schieramento, in modo da costituire un allineamento sufficiente per far sì che il direttore possa decretare la partenza. Attenzione, ci siamo, verde, partiti! In testa Roberto Montagnani, Montagnani riesce dunque di nuovo a mettersi avanti agli altri e questa volta lo fa subito sin dalla prima curva senza troppo attendere. Nelle ultime sue gare, sia in prefinale che nelle manche di ieri, Montagnani era stato costretto al recupero, questa volta si pone avanti a tutti da subito, vedremo se dunque riuscirà a guadagnare terreno sugli altri. Chesini invischiato in terza posizione alle spalle di Antonio Savoia, che ha già tentato di attaccare. Chesini non vuol rischiare di perdere troppo terreno ai primi passaggi, non riesce nemmeno ora a sferrare un attacco nei confronti di Savoia. È il primo importante snodo della gara, è da legare al balzo in avanti, alla fulminea partenza di Montagnani, che vedete ha già guadagnato un gruzzolo di decimi di vantaggio. Mentre ora Chesini, attenzione, si toccano un paio di piloti. Chesini fortunatamente riesce a rimettersi in carreggiata, ma perdendo terreno. Secondo giro, Montagnani ha già guadagnato 2 secondi e 7 su Savoia. Viene meno al momento il brillante duello di testa che avevamo seguito lungo la prefinale. Montagnani si è impolato guadagnando spazio, siamo ancora oltre i 2 secondi e mezzo e sarà difficile per tutti porre riparo a questo ritardo. Chesini continua ad insediare Savoia. I due recuperano 3 decimi al fuggitivo Montagnani, sono 2 secondi e 4 e 2 e 5 rispettivamente i ritardi di Savoia e Chesini nei confronti del capofila. Tenta l'attacco, Chesini riesce a passare. Attenzione, da questo momento diventa interessante il duello sul cronometro. Chesini aveva dimostrato in prefinale di recuperare terreno su Montagnani, lo aveva fatto una volta scompera la pista verso la prima fila, cercherà di farlo ancora. I due piloti all'inseguimento, intanto Savoia cerca di contrattaccare andando a riguadagnare il già suo secondo posto. Chesini si difende bene, i due nel frattempo hanno recuperato circa mezzo secondo. Quinto giro, Chesini ottiene il miglior tempo sul giro.
Vediamo, 48-527, recupera ancora 4 decimi Alberto Chesini. Un Chesini dunque determinato. Chesini ha in pratica sin qui quasi dimezzato il ritardo di 3 giri fa. Ultimo recupero, ben 4 decimi nel quinto passaggio. Continua ad essere sua la migliore prestazione sul giro in 48-296. Sesto passaggio. Guadagna ancora qualcosa, anche se molto poco. Appena un decimo, Chesini. La gara è lunga, ben 25 giri. Questa volta guadagna quasi 3 decimi Chesini. È una lotta legata anche al giusto dosaggio delle forze, oltre che fisiche e meccaniche, soprattutto relative riguardanti i pneumatici. Montagnani sempre più grande alla vista di Chesini, che sta rosicchiando all'avversario metri su metri, giro dopo giro. Ottavo passaggio. Altro decimo e mezzo rubato a Montagnani da parte di Chesini. La svolta la si avrà nel caso in cui Chesini dovesse agguantare il battistrada. Una cosa è recuperare, altra è sorpassare, soprattutto al cospetto di un avversario così capace, così esperto, così determinato. Un pilota reduce da 6 vittorie consecutive in 6 gare europee, il che costituisce un sicuro record. Nono passaggio. 3 decimi e poco più, 3,92. Dunque guadagna ancora un paio di decimi Chesini. Ormai è lì. Chesini inizia ad annusare il sapore dell'avversario, l'odore di Montagnani. Montagnani sempre più preoccupato. Anche Savoia si infila in questa lotta, ed anche Savoia è riuscito pian piano a ridurre il suo ritardo sino all'attuale secondo e mezzo. Decimo giro. Per la prima volta da qualche giro a questa parte il ritardo di Chesini torna ad aumentare, anche se in maniera impercettibile, appena un centesimo. Chesini in questo ultimo giro non è riuscito a migliorarsi ancora. Intanto è autore di una gran gara, peccato, Biasuzzi, numero 66, stavamo parlando di lui, ha appena ottenuto il giro più veloce della prova in 47.574. Biasuzzi impegnato a recuperare terreno sulla francese.
Chiarelli insieme con Bertoni, Bertoni è quinto, è incappato nel piccolo incidente e lo lascia attardato. Lotta infinita tra Montagnani e Chiesini, con quest'ultimo pilota veronese in grado di recuperare, ma che dovrà ora dare una svolta alla gara. Un colpo repentino per potersi portare alle costole e dunque rischiare l'attacco, ma la gara è ancora lunga. Siamo proprio in questo istante a metà prova, percorsi 12 giri e mezzo sui 25, ne resteranno 12 al prossimo passaggio, dunque giro di boa della prova. Tredicesimo giro, 12 al termine. È un elastico il ritardo di Chiesini su Montagnani, si va dai 2 ai 4 decimi da un giro all'altro, e in questo ultimo passaggio ha girato meglio Montagnani. Il più veloce continua ad essere Biasuzzi, che nel frattempo ha recuperato terreno rispetto alla defaillance di poco fa, guadagnando il quinto posto soffiato a Bertoni. Quattordicesimo giro. Chiesini ora recupera oltre un decimo. Primo doppiaggio da parte dei piloti di testa. Anche Savoia più vicino di prima alla carta di Montagnani, un secondo e tre il suo ritardo. Stranamente sono ben sei i piloti che sin qui sono riusciti a girare in tempi inferiori a quelli di Montagnani. Chiesini, Savoia, Guerin, Biasuzzi ed anche Bertoni, oltre a Quadrelli. Recupera in questa ultima tornata Montagnani e siamo dunque sempre lì alle solite. Oscillazione continua da un giro all'altro tra i 2 e i 4 secondi di ritardo per Chiesini su Montagnani, con quest'ultimo che in questo ultimo passaggio sembra aver allungato il passo. Montagnani riguadagna terreno, potrebbe essere, chissà, magari questa una svolta, l'avvio di una nuova situazione. Montagnani questa volta va oltre il raddoppio del vantaggio, siamo ad un secondo netto. La gara ha forse vissuto una svolta decisiva con Montagnani che ha allungato, con Chiesini che non riesce a contenere il ritardo nei confronti del capofila. Non sarà dunque facile recuperare a questo punto, mancano infatti 8 giri al termine ed il ritardo è salito sino ad un secondo ed 8.
I giochi sembrano fatti per Montagnani, mentre Chesini è ora avvicinato da Savoia. La lotta si sposta indietro, l'interesse ora è legato al ritorno di Savoia alla ricerca della piazza d'onore. Biasuzzi continua ad essere quarto con 2 secondi e 7 di ritardo, Guerin quinto, Bertoni sesto, Quadrelli settimo, secondo degli stranieri, in ottava posizione il finlandese Sarela. Diciannovesimo passaggio, ne restano 6 al termine, non c'è ormai più storia nella lotta per il titolo europeo. A meno di colpi di scena che nel kart possono sempre accadere, che ovviamente non auguriamo all'attuale capofila, Montagnani, che peraltro ha dimostrato sul campo in pista di guadagnarsi questa affermazione continentale. Sarebbe quella di questa finale la 7ª vittoria consecutiva in queste 2 giornate. Montenese Montagnani dunque ormai vicino alla posizione del proprio nome sull'albo d'oro continentale della 125. Alle sue spalle la lotta si vivacizza con Savoia numero 46, terzo a 4 decimi di ritardo da Chesini, Biasuzzi quarto, Guerin, il francese, ancora quinto. Finisce intanto purtroppo per lui fuori scena Quadrelli, che aveva brillantemente gareggiato sia nel Manche che nella prefinale. Mancano ora 5 giri al termine, 4 al prossimo passaggio, il 21esimo di Montagnani. Terza forza della prova, Biasuzzi. Dopo aver superato Savoia, sembra volersi gettare verso Chesini, da cui è però diviso ancora da ben 9 decimi. Mancano pochi giri per sperare in un recupero e in un attacco. E Savoia, purtroppo per lui, perde anche la 4ª posizione, superato da Guerin. Il francese è quarto. Attenzione, sollecitiamo i piloti della finale mondiale a raggiungere il parco pneumatici, grazie. Sabrina. Purtroppo la gara vive un altro colpo di scena con l'uscita di Chesini quando mancano 2 giri al termine. Chesini a lungo, il primo antagonista di Montagnani, è fuori gioco. Biasuzzi è secondo e il francese Guerin va a guadagnare il podio.